Ciao ragazzi, un saluto dall'interista tedesco qui della Baviera. Questo sarà il primo video della playlist Italia e Germania, le differenze. In questo canale si tratterà principalmente di due cose. Prima cosa, tutto sull'Inter e in generale sul calcio. Seconda cosa, differenze fra la Germania, dove sono nato, dove ho sempre vissuto perché io sono tedesco, e l'Italia. Mio nonno italiano, cioè io sono un quarto italiano e ho tanti amici in Italia e vado ogni anno per alcuni mesi in Italia. A me personalmente, come a tutti i tedeschi, piace tantissimo l'Italia, amo la cultura, il mangiare, la musica, la lingua, le tradizioni, la gente e tante altre cose. Però ho visto anche tante cose che in Italia non vanno bene. Caos, disoccupazione, burocrazia complicata, corruzione, spazzatura dappertutto. Cazzo, avete la terra più bella del mondo, trattatela con rispetto. E io ho tanti amici in Italia che vogliono venire in Germania o in Inghilterra. Sono disperati, hanno la laurea, ma non trovano lavoro. Ho avuto un amico, per esempio, in Germania, che lui ha lavorato in Inghilterra, che lui mi ha detto che in Inghilterra guadagnava meglio come babysitter che in Italia come farmacista. Io non so se questa cosa è vera, ma se è vera sarebbe una cosa scandalosa, una cosa vergognosa, una cosa che noi tedeschi non possiamo immaginare. Non ci sono questi problemi. Questa playlist tratterà tutto delle differenze fra l'Italia e la Germania. Ci saranno tanti video molto divertenti. Per esempio, a me mi piace anche scherzare e prendere in giro la Germania. Per esempio, il cibo in Germania onestamente è una schifezza in assoluto. Io odio mangiare tedesco. Ci sono delle cose buone naturalmente, ma dico in generale un cibo tedesco a me non è che mi fa impazzire. Vabbè, però ci sono altri, forse loro piace. Però anche questo ci sarà. Un po' prendere in giro la Germania per le cose che qui fanno ridere. Però farò anche vedere tante cose che in Germania sono meglio, che va meglio in Germania e che l'Italia lo deve cambiare assolutamente. Però oggi parlerò della lingua tedesca, di Deutsche Sprache. Tanti italiani che vogliono venire in Germania mi chiedono come fare. Naturalmente, se volete studiare in Germania o lavorare in Germania, dovete imparare il tedesco. Anche se devo dire che almeno 70% dei tedeschi parlano molto bene l'inglese. Però non so se gli italiani parlano bene l'inglese. Fino adesso la mia esperienza mi ha detto di no. I miei amici in Italia dicono sempre due cose: il tedesco è una lingua brutta e il tedesco è una lingua difficile, è troppo difficile di impararla. Adesso guardiamo un po' se il primo punto è vero. Allora, a parte la mia madrelingua, il tedesco, parlo abbastanza bene l'italiano, come sentite. Ho imparato il francese e inglese a scuola e adesso anche all'università. Perciò adesso vi farò vedere perché gli italiani dicono che il tedesco è una lingua bruttissima. La prima parola che vi voglio presentare in italiano è sorpresa. In francese, la surprise. In inglese, surprise. Tedesco, überraschung. Regola numero 1. Quando parlate in tedesco dovete fare finta di essere arrabbiati, incazzati. Pensate di qualcosa che veramente odiate, allora la pronuncia è subito meglio, fidatevi di me. Seconda parola, in italiano farfalle, in inglese butterfly, in francese papillon, tedesco schmetterling. Seconda regola, quando dite una parola tedesca non muovete le mani come io adesso sto facendo. Le mani stanno giù, il corpo non si muove e provate di essere come un robot. E vedrete che il tedesco sarà subito meglio. Ultima parola, adesso vi voglio far vedere che anche le cose belle della vita in tedesco sembrano di essere meno belle. Adesso parliamo di una delle cose più belle della vita. Allora, in italiano il sesso, le sex in francese. In tedesco noi diciamo Geschlechtsverkehr. Cazzo, se dite in Italia a una ragazza voglio fare il Geschlechtsverkehr, oh, quella scappa subito. Però vi dico una cosa adesso anche positiva, e questa cosa è 1000% sicuro.
fidatevi di me. Le ragazze tedesche amano la lingua italiana. Amano se avete un grosso, un forte accento in italiano. Non avete paura di questo, è una cosa positiva. Io onestamente da ragazzino, adesso non so, non sono più singolo, adesso sono un po' cambiato, però da ragazzino ho fatto sempre finta di avere un accento italiano. Alle ragazze è sempre piaciuto tantissimo. Allora diciamo che questa cosa che il tedesco non sia una lingua bellissima è anche un po' vero, avete ragione, gli italiani hanno ragione. Però considerate sempre che c'è una lingua simile al tedesco che è ancora molto molto più brutta. Pure per noi tedeschi è bruttissima. I svizzeri, mamma mia, i svizzeri quando parlano, io come tedesco non capisco un cazzo, non capisco quasi niente. Tipo capisco solo niente, proprio. Allora dai, è meglio imparare il tedesco del Schweizerdeutsch, quella è ancora più brutta quella lingua. Poi il secondo punto, che il tedesco è difficile da imparare. Dico onestamente, è vero, il tedesco, la lingua tedesca non è una lingua facile. Credo che il più grande shock di quando si inizia a imparare il tedesco è scoprire che ci sono tre generi diversi: maschile, femminile e neutron. Per questo purtroppo non c'è una regola, dovete solo imparare a memoria per ogni parola, mi dispiace. Poi alcuni suoni sono molto molto difficili per gli italiani, anche il mio nonno italiano non riesce a dirlo bene, per esempio E, U, per esempio Überraschung, gli italiani dicono, non so, Überraschung, qualcosa del genere. Ragazzi, non dimenticate mai, proprio questo piace alle ragazze, in generale anche ai tedeschi, dicono che carino, non sa dire E, U, U, o dice per esempio, non dice la macchina, dice il macchina, è una cosa che vi rende simpatico. Allora io ho tanti tanti amici italiani che parlano benissimo, veramente benissimo il tedesco. L'accento non andrà mai via 100%, però i tedeschi amano gli italiani, veramente si trovano bene con gli italiani, lo trovano simpatico quando c'è un accento forte. In generale la lingua tedesca è la lingua forse più logica, penso proprio una delle lingue più logiche del mondo. E vi dico una cosa bellissima, se parlate bene l'inglese, non so se lo fate, però se parlate bene l'inglese sarà un grande grande aiuto, perché l'inglese e il tedesco sono delle lingue molto molto simili. In bocca al lupo amici miei, se volete imparare il tedesco, anche se fosse, non so, il suono del tedesco non è bellissimo. Però io devo anche dire onestamente, sono anche fiero della mia lingua, perché penso che il tedesco è una lingua speciale, una lingua unica. Però onestamente devo dire l'italiano, perciò parlo anche abbastanza bene l'italiano, perciò ho sempre imparato l'italiano, perché io amo l'italiano. L'italiano è una lingua bellissima, veramente bellissima. E niente, però in bocca al lupo, ce la potete fare. Se volete imparare il tedesco ovviamente è possibile, ho tanti tanti amici che lo parlano perfettamente. Allora, siamo arrivati alla fine del video. Iscrivetevi al canale di YouTube se volete che faccio più video sulla Germania. Farò tanti tanti video interessanti eppure informativi sul mio paese per voi. Alla prossima, auf Wiedersehen!